Signor Presidente, intervengo per un obbligo di coscienza e per ragioni di giustizia. Ieri il direttore Alessandro Sallusti è stato condannato in via definitiva, senza condizionale, alla pena di 14 mesi di reclusione per diffamazione aggravata e omesso controllo. Ebbene, se Sallusti conferma la sua intenzione di rendere esecutiva la sentenza e di non chiedere misure alternative, accadrà un duplice abominio. Il primo è che sarebbe sancito con il carcere un puro incidente senza dolo tipico della professione giornalistica, è un delitto d'opinione. Il secondo abominio è che finirebbe in prigione per un errore giudiziario conclamato. Infatti, so bene che non ha scritto lui il testo che gli è stato attribuito a firma Dreyfus. Quel testo l'ho scritto io e me ne assumo la piena responsabilità morale e giuridica. Chiedo umilmente scusa alla persona offesa, il magistrato dottor Cocilovo, perché le notizie riferite su cui si basa quel commento sono sbagliate. Il dottor Cocilovo non aveva obbligato nessuna ragazza ad abortire, come ha riferito l'articolo di cronaca su cui ho impostato la mia opinione. L'ha autorizzata, ciò che per me resta gravissimo, ma di certo non è la stessa cosa, e chiedo scusa. Sulla base di questa mia testimonianza, chiedo umilmente per Sallusti la grazia del Capo dello Stato, la quale è una grazia e come tale è come la pioggia che benefica anche chi non la chiede e dunque può bagnare anche la testa caparbia di Sallusti. Oppure chiedo si dia spazio alla revisione del processo. Ho così confidato fino all'ultimo nella remissione della querela da parte del magistrato, fino all'ultimo istante. Non è accaduto. Sallusti intende affermare, costi quello che costi, un principio. Ora spero che quanto detto possa contribuire a impedire un obbrobrio, consentendogli però di affermare questo principio. Una sentenza emessa in nome del popolo italiano non può basarsi su un falso storico e quando accade questa sentenza va corretta. Sallusti non ha scritto quell'articolo, se qualcuno deve pagare per questo sono io.